Siamo qua con Luca, Cristian e Davide. I ragazzi hanno fatto primo e secondo posto alla categoria 17 punti. Raccontateci che emozioni si prova. Ma fare un bel gol qui a Verona è sempre bello, è sempre un'emozione. Siamo tre amici che corriamo ormai insieme da tantissimi anni e quando il gol viene da un gruppo così unito tutto è ancora più bello. Ma tra voi te vorrei capire una cosa, qual è che si arrabbia di più in gara? Chi si arrabbia di più in gara? Il capo squadra. E chi è il capo squadra? È Davide Di Giacinto. Ma io non sento sempre lui urlare in gara. Fa un discreto lavoro a casa. Questi ragazzi sono tra le prime classifiche anche al Futurity. Ovviamente il Futurity è una gara che porta cavalli di 3-4 anni. Cosa mi dite di questi cavalli giovani che portate in gara a Fieracavalli? Portiamo tutti i cavalli che vengono dalla masseria, la masseria dei cavalieri, sono tutti cavalli preparati da noi. Io ne ho uno che l'ho preparato insieme a Campanaro, che ha vinto il Futurity di Cowars un mese fa circa, i cavalli, due amici miei, ve ne parleranno loro. Luca, raccontaci, hai fatto oggi il primo go del Futurity, che cosa ti aspetta prima della finale? Il Futurity è la gara più ambita dell'anno, quindi è una gara che va studiata, dove si deve portare tanta pazienza, domani va gestita per poi andare in finale e nella finale giocarsi tutto, sperando di reggere con la mente e che reggano i puledri. Io ti aspetto di fare un bellissimo secondo go e quindi di ritrovarti qua in finale ad intervistarti. Grazie.